Uè ragazzi, ho messo da Mino e ben ritrovati nel mondo dei pre-start! Ma prima di iniziare, come sempre, sigla! Ed eccoci qua ragazzi dentro ad un altro mondo. Nello scorso episodio siamo andati a vedere il mondo di Gravier e oggi siamo nel mondo dei pre-start, altri YouTuber builder che mi piacciono davvero tanto. Sinceramente come Gravier non è che li seguo tanto per colpa appunto del poco tempo, però alcuni episodi che mi interessano di più li guardo. E ovviamente appena hanno rilasciato il mondo ho detto no, devo chiedere se posso farci un video, uno per elogiarli perché sono davvero bravi ragazzi come builder e un altro perché voglio vedere da vicino le loro costruzioni. Allora, partiamo da qua. Qui c'è il piccolo porto dove hanno detto che vogliono farci qualche altra cosa. Infatti qui ragazzi una barca non ci starebbe male, forse un po' troppo basso, però un mare vicino c'è, mi sembra di sì. Eccolo là. Qui è un po', no, non è un mare, però ci potrebbe stare, un po' di barche qua e là, qui sì, io qui ci farei un po' di barche, ora non è per dare consigli, è come la vedo io, ovviamente ragazzi, perché noi, come abbiamo detto l'altra volta, come builder visitiamo mondi di altri builder, perché sennò potrei visitare il mondo di Stepney, di Surry, così, però ragazzi, loro fanno una serie diversa. Mi interessa la gente che costruisce. Andiamo qua dentro, che qui è la casa del pescatore, se non ricordo male, e qui appunto c'è la farm di pesca. Loro ce l'hanno un po' diversa da come ce l'abbiamo noi nella Redcraft. Qui usciamo e andiamo, mi sa, dentro, sì, la fortezza. Che, allora ragazzi, ovviamente loro hanno fatto tutto a mano. E sinceramente io le torri però le avrei fatte un po' diversamente, un po' più con dei dettagli. Infatti mi piacerebbe lavorare con loro a delle costruzioni, infatti l'abbiamo invitati a partecipare alla Redcraft, però ancora purtroppo no, o non possono, o no, mi sembra che abbiano risposto, però mi sa che non possono venire per mancanza di tempo da parte loro, quindi niente, per ora niente, però chissà, in futuro io incrocio le dita. Allora ragazzi, qui abbiamo una finestrella con delle librerie e diciamo un ingresso, una hall del castello. Dove andiamo? Io andrei qua fuori, esattamente, voglio andare a vedere dentro la torre che non mi ricordo cosa c'è. Ah ok, non si può andare sopra, peccato, volevo andare sopra la torre io. Saliamo di qua e qua c'è il salone con le sedie, lampadario molto bello, molto pieno di dettagli, il tavolo fatto così, sinceramente non ci ho mai pensato, però è un'ottima idea visto che se te metti le slab così e le slab, scusate, la pedana a pressione e sotto le staccionate, diciamo non viene nello stesso modo perché sotto appunto non puoi metterci il tappeto, invece così non fai vedere appunto che qua sotto c'è il vuoto, se come se mettessi una staccionata perché c'è tutto lo spazio vuoto qua, e invece così è un po' tutto riempito, quindi può darsi, ci sta. Laggiù però non capisco cosa c'è qui. Dove si va qui sotto? Ah, si torna di qua, ah ok. Qui si va qua sopra, qui si scende, no, io voglio andare sopra, benissimo. Sala idee... Mattia sarà qui ragazzi, tutte le idee che danno i loro iscritti. Passiamo di qua, andiamo giù. Dovrebbe esserci anche le segrete. No, non ci sono le segrete. C'era qualcosa sotto. Boh, non mi ricordo. Comunque ok, questo qua è il castello. E niente, andiamo dov'è? Di qua. Che qua c'è la piccola farm di pecore. Eccole qua. Ciao pecorine, bellissime che siete. Qua ci sono i pollastri, qui c'è la farm di cane da zucchero o zucchero, e qui c'è attrezzature, spade, picconi. Ok, questo è diciamo un piccolissimoissimoissimo magazzino, e questo è un po' ganzo questo pozzo, però l'avevo fatto diverso io. Infatti come vedete nella Minecraft Best Build l'ho fatti molto diversi, anzi ci sono tantissimi altri di pozzi da fare, da mettere giù, e ora piano piano li faccio tutti. Questo qua non mi ricordo cos'è.
Cos'è? Ah, ok, questa qui è la farm di cobblestone, che appunto serve questo. Oh boy, quanto ferro c'hanno. Ok, andiamo nel mercato e non mi ricordo se avevano differenziato o no, però qua sinceramente ci metterei i villager, ma tantissimo, tantissimo, perché i villager con cose diverse da scambiare, cioè in qualche modo li metterei qua dentro, perché ci stanno tantissimo, cioè se ce la fate, idea mia, quindi se guarderete questo video mettete i villager qua, perché ci sta da Dio i villager lì, così almeno andate a scambiare con loro quando volete. Cos'è qui? Cosa c'è? Ah, ok, perfetto. Aiuto, oh. Fai passa. Qui si va sotto. Dov'è che si va? Non so più come si esce. Ok, cerchiamo un'altra via. Ok, passo di qua. Scusate se ho rotto tutto. Però non volevo. Ok, sta facendo notte. Qui abbiamo la piazza che appunto devono ancora finire. Come vedete ragazzi è un mondo ancora agli inizi, quindi non dite ma hanno fatto poco. No, è un mondo ancora agli inizi, con calma ragazzi. Bisogna ancora arrivarci a fare cose e a riempirlo bene. Soprattutto è difficile anche mettere tutte le cose insieme assemblate. Quindi, cioè, proprio creare un mondo da zero, non con tante costruzioni messe lì a caso. Cioè, devono stare bene insieme le costruzioni. Infatti, per ora, vedete anche con il viottolino, ha un suo perché. Cioè, lo vedete, è tutto assemblato. A me piace davvero tanto. Ma questi cavalli non avevano dei nomi. Quella cosa più bella, secondo me, aiuto, boia, che fulmine ha tirato. Comunque, questa è la cosa più bella che loro abbiano mai fatto, il loro logo. Come vedete ragazzi, io sinceramente quando l'ho visto ho detto bellissima l'idea di mettere in avanti, cioè in rilievo, i bordi. È davvero un'ottima idea e sinceramente è da riproporre con altre pixel art, perché ora la nostra mi sembra non è, però potevo farla anch'io con il piccone e l'elmo nella multicraft, sì. Ok ragazzi, dopo aver un attimo rivisto il video e ho ricontrollato diciamo la risposta che mi hanno dato al commento, mi hanno detto che appunto questo è un mondo non aggiornato, ovvero che sotto queste scale qua, ecco perché non c'era niente, infatti cioè non mi ricordavo, qua hanno fatto tantissime cose e lì sotto c'era il portale, invece come vedete è qui. Comunque andiamo a vedere cosa hanno fatto di qua, che non mi ricordo se è aggiornato o no. Aggiornato? No, non mi sembra aggiornato. Peccato davvero. Comunque, beh, diciamo che allora aspettiamo il prossimo aggiornamento. Io spero di non avermi scordato niente. Comunque, ecco perché mancavano le cose. Ora va bene, ora mi torna che non è ancora aggiornato all'ultimo episodio che hanno fatto. Quindi, io spero in futuro di collaborare con i Press Start anche per scambiare delle idee da builder, diciamo così. Abbiamo visto il mondo, abbiamo dato consigli, abbiamo imparato qualcosa, ovvero anche della pixel art e soprattutto del castello negli interni, che era davvero bello. Noi ci vediamo in un altro giro per Minecraft, dove andremo a vediamo un po' altri mondi di youtuber builder. Se volete consigliarci qualcosa, scrivetelo sotto come sempre nei commenti. Noi ci vediamo, come ho detto, nel prossimo video. Da me è tutto, lì nello studio. Ciao ragazzi!